Allora, di nuovo buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, benvenuti a nome mio, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, grazie anche da parte del Vicepresidente Marchesi e del Direttore Generale del Tratti per la vostra attenzione su questo tema. Come è stato già richiamato da Andrea Segre, presentiamo oggi l'edizione 2018 del rapporto sul consumo di suolo in Italia, la quinta edizione che abbiamo dedicato a questo tema e di cui come Andrea ha già segnalato alcuni eventi evolutivi rispetto alle edizioni che l'hanno preceduto, edizione che fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del territorio del nostro paese che continuano a causare la perdita di una risorsa fondamentale, il suolo con tutte le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici. Devo dire che abbiamo presentato questo rapporto per la prima volta nel 2014, io all'epoca ero il direttore generale dell'istituto, eppure consapevole che si trattava di un argomento centrale, importante, devo dire che non avrei mai immaginato la, tra virgolette, fortuna di questa pubblicazione. E se da un lato, come direttore primo, presidente degli istituti del Sistema Nazionale, può essere per me un motivo di soddisfazione, perché si tratta comunque di un documento scientifico e quindi di una gratificazione per i miei colleghi, per tutti noi che lo abbiamo predisposto, dall'altro, come cittadino, certamente la fortuna territoriale di questa pubblicazione, tra l'altro è una pubblicazione pilota anche a livello comunitario, che è stata prodotta in varie lingue, francamente non è per nulla un motivo di soddisfazione. Il rapporto analizza l'evoluzione del consumo di suolo all'interno di un quadro più ampio di trasformazioni territoriali a diversi livelli attraverso, l'ho richiamato prima, Andrea Segre, indicatori utili per valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo stesso e fornisce valutazioni sull'impatto della crescita della copertura artificiale del suolo. La tutela del patrimonio ambientale, del paesaggio, il riconoscimento del valore del capitale naturale sono compiti e temi a cui ci chiama l'Europa, sono compiti e temi fondamentali alla luce delle particolari condizioni di fragilità e di criticità climatica del nostro Paese, rispetto ai quali il documento che presentiamo oggi fornisce un contributo importante di conoscenza. I dati aggiornati sono prodotti con un dettaglio a scala nazionale, a scala regionale, a scala comunale. Grazie all'impegno dei colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che vede ISPRA e le agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome insieme, sistema appunto in un lavoro congiunto di monitoraggio, svolto anche utilizzando le migliori informazioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrire, le informazioni che derivano dai satelliti di osservazione della Terra, tra cui quelle del programma Copernicus, il programma nel quale il sistema è attivamente impegnato sin dall'inizio. È compito del sistema, il nostro compito, seguire le trasformazioni del territorio e la perdita di suolo naturale, di suolo agricolo, di suolo seminaturale, intesi come risorsa ambientale essenziale e fondamentalmente non rinnovabile, vitale per il nostro ambiente, il nostro benessere e per la nostra stessa economia. Un ruolo di sentinella, quello che è stato evocato nel filmato e che, come dire, ispira anche suggestioni, se volete, un po' romantiche, non è stesso sentinella che è un po' desueto oggi, ma a quale siamo particolarmente legati, perché non solo è un termine in qualche modo richiamato dalla stessa legge 132 del 2016 che è istitutiva del 2016, ma perché è un ruolo che sentiamo nostro. Sentiamo nostro perché sappiamo quanto sia fondamentale, soprattutto in una fase, quella che stiamo vivendo, nella quale siamo in attesa di una normativa nazionale compiuta che ci auguriamo riprenderà il proprio cammino in questa legislatura appena nata e che possa garantire, una volta approvata, il progressivo rallentamento e tendenzialmente il rapido alzamento del consumo di suolo in Italia. Ci auguriamo anche che l'esempio legislativo italiano sia raccolto a livello comunitario, dove pur essendo presenti costanti richiami su questa materia, manca ancora una direttiva compiuta sul consumo di suolo. Anche quest'anno il rapporto si arricchisce dei contributi aggiuntivi di soggetti esterni al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente,
li ascolteremo anche nei lavori di questo pomeriggio, soggetti esterni che appartengono sia al mondo istituzionale sia al mondo della ricerca, a fine questo di rappresentare la migliore conoscenza disponibile sul tema e dare conto dei risultati ottenuti da importanti progetti, gruppi di ricerca che stanno seguendo questo settore così delicato. Come sempre, ci tengo a ribadirlo anche in questa sede, i dati completi del consumo di suolo, dello stato di artificializzazione del territorio e delle diverse forme iniziative presenti sono rilasciati in formato libero e aperto, liberamente accessibili a tutti sul sito dell'ISPRA, e rappresentano uno strumento che l'Istituto mette a disposizione dell'intera comunità nazionale, istituzionale e scientifica. Peraltro, la presentazione odierna, come sempre, è disponibile anche accessibile in questi minuti a chi ci vuole. Chi si è voluto collegare via streaming, anzi ne approfitto per salutare coloro che seguono i lavori di quest'oggi attraverso i social network o i lavori dell'interlocutrice. È un rapporto questo la cui valenza ormai è riconosciuta come base conoscitiva trasversale di diverse politiche e di diverse attività sul territorio e costituisce un contributo fondamentale per parlarci un attimo di supponenza, ma anche un po' di orgoglio del nostro sistema per lo sviluppo del quadro normativo in materia di monitoraggio e di valutazione delle trasformazioni del territorio e dell'ambiente e al contempo per fornire ai responsabili delle decisioni a tutti i livelli, in particolare a livello locale, le informazioni specifiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo e per programmare le pianificazioni urbanistiche e territoriali sostenibili. I dati di quest'anno mostrano, che è stato già accennato in apertura e nel filmato, la criticità del consumo nelle zone periurbane e urbane a bassa densità, in cui registriamo un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali, unitamente alla criticità delle aree intorno del sistema infrastrutturale più frammentate, e oggetto di interventi di artificializzazione a causa della maggiore accessibilità. I dati confermano l'avanzare economico, la diffusione, la dispersione, la decentralizzazione urbana da un lato e la densificazione dell'urbano dall'altro. Processi che riguardano soprattutto le aree costiere e mediterranee, le aree di pianura, ma non risparmiano aree vincolate e aree protette. Allo stesso tempo, soprattutto in aree interne o marginali, si assiste all'abbandono delle terre e alla frammentazione delle aree naturali. Il consumo di suolo, con le sue conseguenze, in attesa di interventi normativi efficaci, non si fermerà. Il rallentamento progressivo dovuto alla crisi economica è sicuramente non sufficiente e, almeno in alcune zone del paese, sembra essersi fermato o aver invertito la tendenza, confermando la mancanza del disaccoppiamento, come diceva prima Andrea Segre, tra crescita economica e trasformazione del suolo naturale, in assenza di interventi strutturali e di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale. L'iniziativa delle regioni e delle amministrazioni locali sembra aver ottenuto effetti parziali, sembra essere riuscita solo marginalmente per ora e solo in alcune parti del territorio ad arginare l'aumento delle aree artificiali, rendendo evidente che gli strumenti attuali e attuali finora non hanno mostrato ancora l'auspicata efficacia nel governo del consumo di suolo. Questo rappresenta un grande vulnus in vista della ripresa economica che non potrà, e mi permetto di dire, non dovrà accompagnarsi a una ripresa dell'artificializzazione del suolo che i territori italiani, molto fragili, non possono più permettersi. Non possono permetterselo neanche dal punto di vista strettamente economico, come ho detto prima, perché come ci indica la Commissione europea, alla luce della perdita consistente di servizi ecosistemici e all'aumento di quei cosiddetti costi nascosti dovuti alla crescente intermediazione del suolo, che anche in questo rapporto sono presentati al fine di assicurare la comprensione delle conseguenze dei processi di artificializzazione, delle perdite di suolo e del degrado a scala locale anche in termini di erosione dei passaggi dei paesaggi rurali, di perdita dei servizi ecosistemici, di vulnerabilità rispetto al fenomeno del cambiamento. Quindi un consistente contenimento del consumo di suolo è la premessa indispensabile per garantire una ripresa sostenibile nel nostro territorio attraverso la promozione del capitale naturale e del paesaggio, l'edilizia di qualità, la riqualificazione e la rigenerazione urbana,
oltre al utilizzo di uso delle aree contaminate o dismesse. La rigenerazione urbana oggi viene spesso mal interpretata, perché si esaurisce molte volte in un dannoso processo di densificazione urbana, senza riqualificazione dell'esistente, favorendo nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del suolo in aree interstiziali e negli spazi aperti urbani, che invece sarebbero, anzi sono, fondamentali per la permeabilità del suolo in città e per il corretto deflusso delle acque meteoriche, per la mitigazione del rischio idrogeologico, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il mantenimento della biodiversità e per la qualità della vita degli abitanti. E' quindi importante, mi avvio alla conclusione, che la rigenerazione sia la conseguenza di una reale riqualificazione edilizia urbana dell'esistente e che assicuri il mantenimento, e perché no, anche l'incremento, delle condizioni di permeabilità del suolo. Per questo obiettivo è indispensabile fornire ai comuni e alle città metropolitane indicazioni chiare e strumenti utili per aggiornare anche le previsioni di nuove edificazioni presenti all'interno dei piani urbanistici e territoriali già approvati o in corso di approvazione. Ma sarebbe utile allo stesso tempo, e ci permettiamo di suggerirla, una politica di incentivazione alle amministrazioni comunali delle buone pratiche di qualificazione urbana, partendo dagli spazi pubblici più degradati, anche per dare un segnale importante ai cittadini e ai operatori privati. In questo quadro, lo sforzo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, anche attraverso questo rapporto, si pone come punto fermo, e questa è la nostra ambizione, fornendo un supporto conoscitivo, riteniamo di poter dire autorevole, per l'impostazione e la definizione di un efficace quadro normativo per un maggiore orientamento delle politiche territoriali verso la sostenibilità ambientale e verso la tutela del paesaggio. Grazie ancora per la vostra attenzione e buon lavoro.